Bene, il titolo di questa sera, come avete visto sui volantini, è Camminare domandando, ed è un titolo che ovviamente non è lì per caso, perché in questi ultimi mesi ci sembra spesso che le risposte chiare, lineari, siano quasi svanite, no? Stiamo vivendo un periodo di crisi che credo ormai iniziamo a vivere e sentire un po' tutti, e in questa crisi sembra che la quotidianità si viva e si possa misurare più attraverso lo spread che attraverso le relazioni. Eppure, come dire, esistono anche nel nostro territorio tantissime esperienze che dimostrano che beni comuni e relazioni sociali possono invece costruire spazi di benessere e di stare bene insieme. Pensiamo semplicemente pochi giorni fa, molti di voi ci sareste stati, qui a Sant'Orso c'è stata la giornata della solidarietà sostenibile che ha visto migliaia di autoproduttori, migliaia di persone, con molti autoproduttori, con persone che hanno fatto sbaratto, con semplicemente persone che si sono incontrate, si sono scambiate delle opinioni, essere qui a Sant'Orso e partecipare. In questi giorni a Venezia è in corso la conferenza internazionale sulla decrescita, che anche lì vede centinaia, migliaia di persone partecipi, con partecipanti che provengono da tutto il mondo. E in questo senso probabilmente lo spazio della partecipazione e della democrazia diventa uno spazio centrale per parlare di beni comuni, quasi indispensabile. Non ci sarebbe pratica dei beni comuni, come accennava prima l'assessore, se non c'è democrazia. Eppure, come dire, negli ultimi mesi questi spazi sembrano essersi persi, e qui entro nella domanda che vorrei fare a lei, professor Diamanti. Lei negli ultimi mesi ha scritto molte volte su Repubblica, nei suoi interventi, del rapporto che si sta logorando tra livello locale e livello statuale. Addirittura lo scorso luglio scriveva in una delle sue bussole che i comuni stanno venendo ridotti ad essere esattori dello Stato centrale invece che spazi da attori a esattori. Da attori a esattori, esatto. E in questo senso, come dire, dobbiamo trovare dei nuovi orientamenti, dobbiamo capire cosa sta accadendo. La domanda che voglio farle è: le bussole oggi per orientarci in questa situazione, quali sono? Intanto grazie per l'invito, per l'opportunità che mi avete dato di parlare di queste cose qui a Sant'Orso, dove torno dopo tanti anni. Cioè, io quando me l'ha raccontato alcuni amici, quindi, quando ero adolescente, poco più che adolescente, non è che non ci sia passato più, però una serata così era un po' come la faceva. E poi grazie per l'opportunità che ho di incontrare il mio amico Carlin, con cui ci si sente spesso e ci si vede quasi mai, cioè non quanto comunque vorremmo. Quindi è un'occasione per parlare con voi, ma anche per noi. Rispetto alla tua domanda, rispondo in modo che possa essere in qualche direttamente anche legata alla presenza dell'italiano. Cioè, io mi sono chiesto effettivamente cosa leghi me a Petrini, cosa mi faccia di me un suo accanito lettore e estimatore, oltre al fatto che nonostante io sia calato più di 20 kg nell'arco di 10 anni, io resti uno che ama il mangiare bene e bere bene. Ecco, allora, cosa volete? Io non posso che provare e nutrire, dico, grande considerazione nei confronti di Carlo. Però quello che ci lega è un po' quello strettamente connesso al quesito che ponevi tu. Cioè, il rapporto con il territorio da posizioni diverse. Cioè, voi vedete, se qualcuno legge le cose che scrivo io, vedrà e si accorge che io uso sempre metafore territoriali. Sul quotidiano, sulla Repubblica, io ho una rubrica che si chiama Mappe, sull'online
Le bussole comunque definiscono un rapporto con lo spazio che ci dice che lo spazio ha comunque una dimensione simbolica, non è che noi a terra leggiamo qui è nord e qui è sud. Anche se guardate, il territorio ha un carico simbolico che è fondamentale. Se mi permettete una divagazione, io ho insegnato per alcuni anni sociologia urbana e del territorio a Urbino, quando ci sono arrivato, quindi a fine anni 80. Urbino allora era l'unica facoltà di sociologia da Trento a Roma, quindi una modalità in Italia, quindi c'era più o meno c'erano gli studenti che avevo, venivano un po' da tutta Italia, soprattutto dal versante Adriatico, ma da tutta Italia. E io, parlando di sociologia urbana, dicevo: guardate che il territorio è quanto di più concreto e quanto di più simbolico esista. I confini non sono effettivamente il frutto del lavoro degli uomini, ma anche di relazioni, di potere, e servono a definire delle distanze. I confini tu non li vedi. E visto che io in sociologia urbana facevo come programma la questione settentrionale, già allora, no? Facevo un esperimento sempre con i miei studenti. L'ho fatto tutti gli anni che ho insegnato questa materia. Il primo giorno che entravano in aula dicevo loro: beh, ragazzi, ditemi dove comincia il sud e dove finisce il nord. Sempre il sud nel comune dopo. Sempre. Cioè, lì ovviamente gli ordinati che siamo, sono lì, da Macerata, diciamo, quelli di Pesaro scendevano giù ad Ascoli. Figuratevi, quando arrivavi, e ce n'erano tanti studenti del Salento, quando arrivavi in Salento, arrivavi a Santa Maria di Leuca, allora lì ti guardavano e dicevano: il sud comincia a ovest, perché questa è la zona adriatica. Vedete? Cioè, e io dicevo loro: state tranquilli, io vengo dal Veneto e siamo a sud della Baviera. Adesso peggio di prima, capite? Il territorio è fondamentale. Ebbene, è vero quello che tu e io continuo a scrivere in questo periodo. Noi siamo in una fase nella quale il territorio lo fanno sparire. Per ragioni politiche, se lo si vuole, ma non solo. Quando tu non puoi avere la dimensione, come cerco di fare io, simbolica e della rappresentazione, se tu non hai un rapporto concreto col territorio, se tu non sei in grado di camminare domandando o viceversa, cioè se tu non lo attraversi, tu non puoi avere una dimensione delle... A cosa ti servono le bussole? Le bussole, se tu non cammini. A cosa ti servono le mappe se tu non ti muovi? Se tu non riesci a posizionare? Noi siamo nell'epoca, noi siamo ormai l'uomo GPS. L'uomo GPS. Hai il GPS, te lo attacchi e ti dice: va avanti, adesso gira a destra, poi torna indietro. Cioè tu non hai nessun più rapporto, sei etero diretto. Vai in auto, hai questa voce impersonale, peggio che peggio, ti fa fare delle strade assurde, non prevede il fatto che ogni tanto gli amministratori cambiano la viabilità e allora vai dentro, ma no, non è possibile, cioè, e sei soviettato, va dritto, cioè questa voce perentoria. Una volta in centro a Torino, fai versione a U, c'erano 2000 macchine che andavano dritti. Un'altra volta a Macerata, dove come vedi vado ogni tanto, mi dice: sei arrivato all'hotel, cioè ero davanti a una fabbrica. Ho detto: sì, però adesso non so se l'ha trasformata, può darsi. Cioè, se si è etero diretti, non hai più un rapporto effettivo con il mondo che ti circonda. Tu non puoi avere un rapporto col territorio se tu sei
se tu non hai effettivamente una conoscenza, una competenza, un amore per le cose che ti circondano. Rapidamente, oggi siamo in una fase in cui il territorio, dopo almeno una ventina d'anni di grande riscoperta, dal 70 al 90, dove piccolo era bello, bellissimo, e dove federalismo significava che c'è sempre qualcuno di più piccolo di te che rivendica autonomia. Le regioni, poi c'erano le province, da quando hanno decretato la fine delle scomparse delle province negli anni 80 ad oggi sono aumentate di 30, quindi figuratevi adesso se diminuiscono, ma in realtà diminuiscono di poco rispetto a quando avevano deciso negli anni 80 di abolirle. E non solo, abbiamo attraversato una lunghissima stagione in cui la domanda di democrazia ha inciso in larga misura con la domanda di potere locale. E io sono un po' dovunque questo, anche negli Stati Uniti la democrazia deliberativa è uno dei modelli classici per garantire, tra virgolette, democrazia. E tanto più in tempi come questi, in cui la globalizzazione ti distanzia dai luoghi del potere. Ecco allora che il tuo rapporto con il territorio, il potere che tu hai all'interno del tuo territorio diventa fondamentale. Guardate, più dei referendum, dal mio punto di vista, la democrazia deliberativa è più importante. E quella che riesce a compensare e a bilanciare quella dimensione aristocratica che è implicita nella democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa prevede che noi eleggiamo qualcuno perché governa il posto nostro. Non è che risponda a noi, risponda a se stesso, cioè non c'è mandato imperativo, è uno dei meccanismi tipici, giusti, della democrazia rappresentativa. Per questo in realtà è una forma di aristocrazia. Però è bilanciata dai vari meccanismi e luoghi di partecipazione che noi abbiamo. E questi sono anzitutto stati da sempre legati ai poteri degli enti locali. Guardate che oggi noi stiamo assistendo a una rimozione del territorio. E la rimozione del territorio è il nome della globalizzazione. Guardate, è la filosofia del montismo, scusate. Io sono montismo, è la teoria, è la pratica della politica secondo Monti, cioè che ha come riferimento Monti. Preciso che io ho grande stima per il Presidente del Consiglio e lo ringrazio anzitutto perché non c'è più quello precedente. Ma è così. Guardate che non ne faccio una questione, ne faccio una. È un problema mio, è un problema mio personale, di qualcun altro, ma è un problema mio. Tenete conto, noi applaudiamo, però il Presidente del Consiglio, il precedente del suo governo sono stati eletti da qualcuno, questo no. Però il montismo ha, detto quello che vi ho appena detto, un problema, risponde a un quadro che ha come confini il mondo, cioè non ha confini. E come dire, ci prefigura un percorso che è eterodiretto. Una certa misura è necessaria, sì, vabbè, una certa misura è necessaria. Ma è necessario, ad esempio, tra virgolette, abolire l'importanza dei comuni, il ruolo dei comuni? Le province, ok, come fai a abolire all'improvviso le province che si sono moltiplicate su base spesso clientelari, ma abolirle senza un minimo di discussione con una legge di bilancio? Tenete conto che a questo punto le province in qualche modo identificavano le persone, ne avevano fatto talmente tante che non avevano neanche più un nome, cioè adesso avevano nomi doppi, tripli, ma adesso sparite. Per non parlare delle grado, cioè, ripeto,
i comuni trasformati da attori a esattori. Il loro compito è esprimere la loro autonomia rispondendo di fronte ai cittadini del carico fiscale crescente che sta, in qualche misura, non voglio usare la parola, che ci si sta scaricando addosso, evidentemente. Il territorio però non è scomparso soltanto per questo, è scomparso anche per altre ragioni che io adesso lascio in qualche modo, cioè lascio a Carli sviluppare, però io vi dico questo, cioè noi siamo nella società dei GPS, noi siamo in una società nella quale immaginiamo il mondo come un'entità astratta, non solo senza confini, quasi che i confini non contassero, ma senza più distanza. La globalizzazione che noi percepiamo è una sorta di stress spazio-temporale per cui noi parliamo con tutti nello stesso momento, per cui noi siamo colpiti in ogni momento da emozioni prodotte da avvenimenti che succedono altrove e di cui noi veniamo a sapere immediatamente, anche se poi non sappiamo, immaginiamo di sapere, non sappiamo. Cioè quel che avviene, cioè a mio padre che ha 90 anni spiegargli che quello che sta avvenendo è colpa dello spread, dell'efficienza, che dice cos'è lo spread? E allora gli dici, beh sai Dow Jones, e chi sei Dow Jones? E gli edge fan, non li ho mai incontrato. Cioè noi siamo in una realtà nella quale ci capitano addosso nomi, cognomi e soprannomi di entità assolutamente metafisiche. Non solo, siamo in un mondo nel quale possiamo comunicare con chiunque, o chiunque può comunicare con noi in qualsiasi istante. Abbiamo ormai degli attrezzi in tasca, che un tempo erano telefoni, adesso sono strumenti complessi, raccontavo poc'anzi, micidiali per uno come me che non è abituato all'iPhone, cioè, c'è gente che gli chiama e poi basta. È un'ora che parli col cane e io ti sento perché è partito il mio iPhone senza che io lo sapessi, basta per favore. Cioè, noi abbiamo un rapporto che ormai è spersonalizzato, quasi impersonale, il territorio sembra scomparso e il piccolo, il nostro piccolo, non c'è più. Non è così, ma questo è un rischio. Per questo io, che continuo a considerare il territorio importante, sia in modo, in senso metaforico, ma sia in senso reale, mi affido a figure come Carlini, che ci spiegano l'importanza globale del piccolo, del rapporto con la piccola impresa, con il piccolo produttore, con la piccola città, che può esserci anche quando la città è grande, nel momento in cui tu conosci le persone che ti stanno attorno. È il momento in cui lo spazio che tu attraversi non ti è assolutamente estraneo. E per questo io sono grato a Carlini e sono grato a quegli amministratori che insistono in modo ostinato a non rassegnarsi ad essere degli esattori, ma vogliono essere degli attori. Io l'ho chiamata lunga e non lo faccio più, perché sono qui anch'io per aspettare voi, però non fate l'audio, parliamo per la notte. Ecco, Carlo Petrini, questa cosa del locale chiaramente ci richiama al territorio, al paesaggio, e noi siamo oggi in un territorio, il Veneto, che invece ha vissuto nei decenni passati la voglia della zona industriale sotto ogni campanile, strade costruite, eccetera, eccetera. Oggi lei, intervistato sul giornale di Vicenza, diceva è il momento di ritrovare il concetto di comunità e di fare in modo che le comunità si riappropriano dei luoghi, dei tempi, dei paesaggi e delle produzioni. Partiamo da questo concetto e proviamo a sviluppare quello che prima diceva anche Giulio Diamanti. Sì, il concetto di territorio, se non è, come dire, mediato, vissuto dalla comunità, rischia di essere un concetto non
numero positivo, la, è la comunità che dà senso al territorio. Un amico di Slow Food, si chiama Edgar Morin, ha fatto ultimamente questa analisi, è arrivata alla veneranda età di 88 anni, quasi 90 anni, e dice: se io mi guardo attorno con questa crisi, questa situazione, e vedo le forze in campo, e vedo la politica che non sta governando, che siamo in assenza di una governance internazionale anche di rispondere, in grado di rispondere a certi disastri, compreso quello, il disastro ambientale che giorno dopo giorno è sempre più compromesso, mi verrebbe voglia di dire che la battaglia è persa. Poi, dice Morin, mi guardo attorno e vedo le migliaia e migliaia di comunità che nel mondo praticano quella che è un modo d'essere, un modo di vivere, un modo di intendere i beni comuni, e le praticano attraverso delle pratiche quotidiane anche molto semplici che la politica non intercetta, ma che sono tutti gli effetti la politica, il vero senso della politica. E quando io vedo questa giovane amministrazione che fa questo tipo di ragionamento sul bene comune, si allarga il cuore, si allarga il cuore, perché vedere a che punto è arrivata la politica in questo paese e come si sono appropriati dell'ancora in maniera svilente, io penso che la dimensione locale possa garantire questo anelito di speranza. Sono anche confortato dal fatto che negli ultimi 8 anni con la rete di Terra Madre questo tipo di segnale lo avvertiamo, e lo avvertiamo in maniera diversa da paese a paese. Perché? Perché nella profonda Africa, ma anche negli Stati Uniti d'America, nel nord Europa, così come nelle Ande peruane, il senso delle comunità che si mobilitano sulle tematiche di difesa della terra madre, di difesa del patrimonio, del bene comune, della terra, dell'acqua, della socialità, del mantenere vivo anche la memoria, ecco, tutto questo è una prassi che esiste. Non interessa se la politica non ha ancora capito, un giorno o l'altro la dovrà capire per forza. Perché questo movimento è molto più forte e molto più radicato di quello che si può pensare. E vista poi da un osservatorio particolare che è quello della politica del cibo, è ancora più interessante. È ancora più interessante. Perché vedete, la fortuna del nostro movimento è che ci ha mai preso troppo sul serio. Questa è una cosa che va benissimo. Nello stesso tempo, per non essere preso sul serio, noi abbiamo potuto costruire con calma e con pazienza un legame forte con le comunità, in maniera tale di portare ad emergere quello che in fondo è il bene comune primario. Noi siamo viventi perché mangiarsi, e questo rapporto con la terra che noi abbiamo dimenticato, gioco forza, lo dovremmo riprendere. Ho sentito che adesso farete la pratica della cucina degli avanzi, ma siate felici, guardate che mangerete benissimo. Chi pensa che la cucina degli avanzi sia, come dire, una sorta di penitenza, che questa situazione del momento dobbiamo correre ai ripari e fare la cucina degli avanzi, non ha capito niente. Perché tutta l'alta cucina italiana, nella storia della cucina italiana, è la storia della cucina degli avanzi. Il più grande piatto della Toscana è la ribollita, e si fa col pane raffermo. Il più
più grande piatto del mio Piemonte sono le ravioli, gli agnolotti. Il ripieno degli agnolotti mia nonna lo faceva con gli avanzi della settimana. Metteva sotto la mezzaluna, ovviamente ci metteva un po' di spezie, che coprivano, cioè, chiudeva l'agnolotto, ed era un mangiare straordinario. Questa è la sapienzialità. Ultimamente ho incontrato il Gualtiero Marchese, grandissimo chef, mi fa sai che avevo inventato l'agnolotto aperto.